fill me up till you're empty. I took too much and you let. È da un po' di tempo che vive una grande prova. Lui è stato 9 mesi a pane e acqua, non mangiando niente, in montagna, in un eremo, e si è molto indebolito. Poi ha fatto anche addirittura 1 mese dove ha mangiato anche soltanto l'eucaristia, sempre con l'acqua, molta poca. Quindi quando l'abbiamo preso dalla montagna in realtà era più morto che vivo. Lui in realtà era già molto debole, poi ha preso anche il Covid, un post-Covid che ancora forse non è passato. Quindi lui ha vissuto questo momento di grande penitenza, di grande preghiera, perché lui mette sempre in pratica un passo molto importante del Vangelo, che è Matteo 17:21, dove alcuni demoni si possono scacciare soltanto con la preghiera e il digiuno, e lui la mette sempre in pratica, perché in realtà in questo momento particolare in realtà c'è bisogno del digiuno e della preghiera, perché, come dire, il male ha preso il sopravvento. Quindi lui questo ulteriore discorso del cancro l'ha vissuto in una maniera molto di preghiera, ma anche comunque gli ha molto influito. Ma d'altronde anche in chi è in cammino di santità sono botte importanti, quindi per questo si sta facendo, come dire, quadrato intorno a lui e si sta filtrando tutte le persone che vorrebbero andarci, che sono dagli infermieri di altri ospedali a tanti volontari. Quindi far vivergli il più possibile accanto a pochissime persone, neanche io sto andando, quindi il dottore, il sacerdote della missione, questa interiorità, anche perché in questi frangenti la cosa più importante è il rapporto con Dio e con la preghiera, anche perché lui già ha vissuto dei momenti dove il Signore è intervenuto nella sua vita. Parliamo di Lourdes, dove era in sera a rotelle ed è andato in piedi, quindi parliamo anche di cose dove il Signore ha già dato con la sua mano potente dei segni importanti di guarigione in qualcosa che era stato per 5 anni in sera a rotelle e poi ha camminato. Quindi qualcosa di molto bello, che la Chiesa di Palermo, quando ha annunciato questa cosa, ha parlato di miracolo, quindi non noi, ma la Chiesa di Palermo. Quindi è un momento di molto, molto duro, di grande preghiera e di grande interiorità. Questo periodo per l'accoglienza è un periodo di grande difficoltà. Abbiamo sicuramente tante più persone. Dobbiamo sempre meditare che l'Italia è già in crisi da diverso tempo, non è di oggi. Il Covid non ha fatto altro che, come dire, dare un impulso ulteriore alla povertà. Poi ci si è messa anche la guerra dell'Ucraina, poi ci si è messo in questo momento la grande incertezza sull'acqua, la grande incertezza su tanti valori. Tante coppie si stanno separando e quindi spesso l'uomo, più della donna, finisce per strada. Poi tanti altri hanno problemi mentali, c'è un grande aumento di problemi mentali, depressioni, schizofrenie, perché questa mancanza di speranza, questa mancanza di punti certi sta mandando in tilt tante persone. Quindi da noi arrivano molte più persone rispetto a prima, ma con difficoltà anche non solo spirituali, ma proprio mentali, e quindi c'è da fare una grande riflessione. Sicuramente in questo momento particolare è fondamentale recuperare il nostro rapporto con la fede, con Dio, la preghiera e l'essere in Dio. D'altronde, se noi ricordiamo un passo del Vangelo, un altro: io sono la vite, voi siete i tralci, senza di me non potete fare nulla, ci dà la dimensione di cose, di come noi siamo piccoli. Quindi in questo momento di grande difficoltà, grande sconforto e mancanza di speranza, dobbiamo trovare la nostra forza e la nostra speranza in Lui. Quindi nella preghiera, nella messa, insomma, nei sacramenti e soprattutto anche nella carità. Noi abbiamo, come dire, come punto di riferimento San Crisostomo, che parla di 3 punti focali della fede, che sono la preghiera che chiede, il digiuno ottiene e la carità che opera. Questi sono i nostri 3 fondamenti. Beh, dobbiamo metterli in pratica. In questo momento di grande sofferenza abbiamo sia il mondo maschile che il mondo femminile, ma anche il mondo dei bambini, perché noi in questo momento dall'Ucraina stiamo avendo anche tanti bambini soli che stanno arrivando. Quindi abbiamo tutte le categorie, gli anziani in difficoltà, un grande aumento. Quindi dobbiamo aprirci all'accoglienza, dobbiamo aprirci a fare percorsi di pace, quindi pregare per la pace, appunto con il digiuno e la preghiera, che è l'unico sistema
per sconfiggere i demoni e l'indifferenza della guerra, in grande numero, perché ovviamente il Papa ogni tanto indice questi momenti e danno frutto nel tempo, ma sono tante anche le donne con bambini che sono abbandonate, perché tutte queste separazioni che stanno avvenendo, chi è più debole finisce in strada. Noi in missione siamo 600 circa come accoglienze, circa una cinquantina sono donne e bambini, il restante sono uomini. E poi aiutiamo altre circa 200 famiglie a non perdere la casa, quindi diamo la busta della spesa, paghiamo a volte gli affitti, le bollette che sono sempre più onerose e quindi cerchiamo di essere più spesso un tampone per tante situazioni e poi cerchiamo di dare speranza. Abbiamo 10 missioni, 9 possiamo dire maschili e una femminile dove sono le donne. Quando dico 9 maschili, in realtà 2 le stiamo formando sulla preghiera e spiritualità, quella di Godrano, e un'altra addirittura a Inici, che è nata proprio in questi ultimi tempi, in maniera forte, per i ritiri spirituali, sia delle donne che degli uomini, ma anche delle coppie. Quindi, proprio dicevo, questo grande momento di recuperare la fede. E poi abbiamo tutte queste realtà di accoglienza, alcune in campagna, alcune in città, 4 in città, dove invece abbiamo un gran numero di posti letto in città, ma abbiamo, per esempio, un'altra missione che sta a Villa Flore, sempre in città, anche una grande zona agricola, quindi recuperiamo il rapporto con la terra. Molte missioni che noi abbiamo sono di tipo agricolo, quindi abbiamo, che ne so, la missione che sta a Tagliavia, che coltiviamo il grano, la missione che sta a Scopello, abbiamo l'uliveto, quindi facciamo l'olio. Noi quel 40% di quello che mangiamo nella nostra missione è coltivato da noi, dagli stessi accolti. Poi abbiamo tanti laboratori di vario genere, perché per recuperare le persone è ovvio che bisogna partire dai talenti. Per esempio anch'io sono stato recuperato, mi sono recuperato col giornalismo, anch'io sono stato in difficoltà, recuperare la mia vita è stato difficile, trovare la fede, come dire, è stato un incontro importante, però il giornalismo e la politica mi hanno dato la dimensione, quindi ultimamente anche in missione il fatto che io sto facendo il giornalista e quello che sapevo fare prima della mia precedente vita, quindi rapporti istituzionali, mi danno una gioia incredibile. Quindi ogni dimensione di ogni persona, se trovi il gancio per riprenderlo, è fondamentale. Quindi chi fa la muratura è bene che continui tante volte a fare la muratura, chi è artista continui a fare l'artista, e molto spesso chi è in difficoltà perde anche fiducia in se stesso, quindi si riacquista questa fiducia facendo qualcosa che magari sai fare, oppure impari qualcos'altro, quindi il rapporto con la terra. Noi abbiamo tanti laboratori dove c'è il laboratorio del legno, il laboratorio del ferro, tutto il ciclo della coltivazione del grano fino a fare il pane, quindi in realtà c'è anche la possibilità di reinventarsi in qualche altra cosa che magari non avevi considerato. Questa è un'altra cosa importante. Ormai tutto quello che facciamo nella società ci dobbiamo essere sempre pronti a reinventarci, perché non c'è un lavoro che probabilmente durerà una vita come una volta, ma bisognerà reinventarsi. Quindi è fondamentale essere con una mente libera e essere ogni volta in grado per reinventarsi e rinascere a qualche altra cosa. Quindi noi abbiamo tante modalità. Nell'accoglienza femminile spesso abbiamo le donne con bambini a volte anche piccoli, poi abbiamo anche le donne sole e abbiamo le donne anche con problematiche a volte mentali, diciamolo chiaramente. È ovvio che in queste 3 dinamiche si fanno 3 interventi, ma ce ne sono molti di più, ogni intervento è personale. La capacità della missione e chiunque di chi accolga è quella di intervenire con una madre con bambini piccoli, aiutando questa madre a crescere questi bambini. La donna sola, cercare di dargli un lavoro, una professionalità. Quindi abbiamo dei laboratori del tessile, abbiamo laboratori di ceramica, abbiamo laboratori dove si realizzano anche i rosari, delle piccole icone, insomma tante piccole cose che ti danno la dimensione per avere la mente impegnata, perché
sappiamo benissimo che si dice, ma è vero, l'ozio è il padre dei vizi, e sempre nel Vangelo ci viene in mente un'altra parola che dice chi non va a lavorare neanche mangi, quindi come dire sono dimensioni importanti dove il fare è fondamentale anche per recuperare la propria vita. E quindi lì abbiamo ovviamente chi è nella disabilità fisica o mentale, il fatto soltanto che noi l'accogliamo e la facciamo lavare già è una conquista, perché in tanti casi di persone che non hanno, potremmo dire tutti i venerdì a posto, tante volte le cose più piccole sono quelle anche più banali che però vanno fatte, quindi anche una doccia è fondamentale, perché a volte alcune persone che stanno per strada dimenticano l'acqua e il sapone, insomma, come dire, l'acqua e il sapone diventa un nemico, quindi solo questa dimensione è trasformante, quindi ogni volta c'è un percorso. In realtà questa dimensione di persone che non trovano lavoro e sono un po' alla deriva, cerchiamo di dare questa speranza. In realtà a volte c'è bisogno di un colpo forte, per esempio abbiamo un muratore che ultimamente è caduto dall'impalcatura, si è spaccato tutto, contro ogni previsione guarito, si è pregato tanto, tante messe sono state fatte per lui, adesso lui sta venendo tutti i giorni a messa la mattina alle 7. A volte questi eventi così traumatici ci fanno trovare la direzione giusta. La missione è vivere da tanti anni, parliamo di 91, se parliamo della missione quando nasce per stare con Fratello Biagio, 2 anni in stazione, o possiamo parlare dal 93, quando in effetti la missione ha una conformazione in una struttura più sistemata, anche se non ho ruderi, quindi all'inizio niente acqua, niente luce, niente gas, perché la missione nasce da zero. E nel corso di questi anni abbiamo avuto tante persone che si sono, italiani e stranieri, integrati. Noi ogni tanto abbiamo una persona che è da noi e va in società. Quindi abbiamo sia stranieri, abbiamo, come dire, quando con Fratello Biagio siamo venuti anche qua nel Veronese, abbiamo incontrato tanti ragazzi migranti che lavoravano qui, nel Veneto, a Schio in particolare. In Inghilterra, nel cammino, è stato accolto da uno dei primi migranti accolti in missione, Fasil, che è a Londra. Fratello Biagio è stato accolto a Londra quando era in cammino per dare speranza anche all'Inghilterra, è stato accolto da questo migrante. A parte tanti migranti, anche tanti italiani, quindi sono tante le storie di persone che si sono integrate, sia italiani che stranieri. Quella è la grande bellezza. Mi viene in mente un colombiano che è stato con noi, proprio materialmente bravo nella scultura, un'immagine della missione Speranza e Carità, che è questo tronco tagliato, che sarebbe un po' l'accolto che senza speranza nasce il virgulto con l'aiuto dello Spirito Santo. Lui ha proprio fatto nella scultura questo, potremmo dire proprio l'icona della nostra missione, proprio il logo, ecco, non mi veniva, il logo. E lui adesso sta lavorando in Alta Italia, lui colombiano, come cuoco, perché aveva comunque nelle mani anche questo altro dono. Quindi quella è un po' è la grande, come dire, anche vittoria, quando tu ogni volta che una persona che riparte. Ed è una cosa bella, però dobbiamo anche pensare che non sempre è così. Abbiamo anche quelli che dopo 25 anni sono ancora da noi, anche perché quando abbiamo dinamiche mentali, dinamiche esistenziali importanti, già il fatto che danno una mano da noi è una svolta, perché noi a volte li troviamo per strada in condizioni terribili, quindi già lì è una conquista. Quindi dipende, ogni persona è un mondo, se quel filo di capello si è rotto, recuperarlo a volte è possibile, a volte meno. Quest'estate stanno venendo almeno 15 gruppi scout da noi, e tanti oratori anche del nord Italia, Milano, Torino. E poi noi in più abbiamo anche proprio un campo di lavoro a Godrano di 15 giorni, dove sarà un campo di lavoro e di spiritualità. Quindi abbiamo questa doppia dinamica, dove noi organizziamo un posto dove recuperare spiritualità, lavoro e fratellanza, che è a Godrano, in provincia di Palermo, sulle orme di Padre Pino Puglisi. E poi abbiamo tanti che in realtà da noi vengono per fare un'esperienza importante e quindi portano i giovani, in questo caso tanti gruppi scout, o i sacerdoti, gli oratori, quindi c'è questo momento di arricchimento reciproco, ma soprattutto anche a noi fa molto piacere, verranno, possiamo dire,
un numero cospicuo di giovani di varie parti d'Italia ed è molto bello perché per seminare la famosa speranza bisogna ripartire dai giovani. Abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto la guerra in Ucraina che abbiamo ancora e stanno arrivando tante persone, tante donne e bambini proprio in particolare nel nord Italia. Stiamo avendo anche la mancanza d'acqua. La sofferenza di Fratello Biagio in questo momento è un ulteriore segno di riflessione del buon Dio. Quindi noi dobbiamo sempre di più convertirci e capire che, come il profeta Isaia aveva 3 anni di siccità e quando pregava 3 mesi di pioggia, dobbiamo riprendere questo rapporto forte con Dio, perché in realtà abbiamo tanti segni dove noi Dio l'abbiamo dimenticato. Quindi Fratello Biagio è in questo momento un segno importante, tanta gente sta pregando, sta recuperando la preghiera e fa capire che in realtà nessuno di noi è esente da situazioni più difficili, che la nostra vita può cambiare da un momento all'altro, dall'oggi al domani, veramente in questo momento lo vediamo tutti, quindi dobbiamo guardarci in Dio, dove anche la situazione più difficile, se noi siamo i tralci e siamo nella vita di Gesù, abbiamo messo la casa nella roccia. Quindi questa roccia dobbiamo metterla e quindi Fratello Biagio in questo momento con la sua sofferenza ci dà un'altra volta la via, cioè la via di recuperare come Maria che custodiva nel cuore la meraviglia del figlio. Quindi tutte queste cose non sono cose da, come dire, schioccare le dita e cambiare, però ogni giorno, noi per esempio in missione ogni giorno abbiamo le lodi, l'ora media, l'Angelus, la coroncina e il rosario più la Santa Messa, essere proprio continuamente in comunione con Dio. Questo è per le famiglie anche importante, non dico devono fare il nostro ritmo di preghiera, ma almeno un santo rosario al giorno, andare la domenica a messa e la confessione non farla ogni morte di Papa, ma farla, come diceva Padre Pio, una volta a settimana, qualcuno potrebbe dire una volta al mese. San Francesco la faceva una volta al giorno, quindi dobbiamo avere la dimensione che è importante essere in Dio.